Come tutti sanno, e ne siamo consapevoli anche noi, sulla politica dell'accoglienza, della cosiddetta accoglienza ai migranti, ci sono in quest'Aula posizioni molto diverse. E sicuramente sono diverse le posizioni della Lega Nord rispetto a quelle del Governo. Un Governo che ha deciso di accogliere un fiume di persone che cercano fortuna nel nostro Paese e che impone l'inserimento in tutto il territorio nazionale di centri di accoglienza, con metodi abbastanza spicci, senza coinvolgere i sindaci, senza dare informazioni alle comunità. Esistono quindi delle differenze sostanziali. Chiediamo tuttavia al Governo almeno una cosa, che nella gestione di questo fenomeno, che ripeto noi non condividiamo su tutte le linee, venga utilizzato almeno il buon senso. È inaccettabile che a fronte degli afflussi ormai inarrestabili che arrivano dal Nord Africa, il Governo non impedisca che in un dato territorio ci siano delle concentrazioni eccessive di centri d'accoglienza e di profughi. Questo sta avvenendo ormai in tutta Italia, ma io in particolare con questa comunicazione vorrei segnalare ciò che sta avvenendo in provincia di Padova e precisamente ad Abano Terme, una località, una ridente località del nostro territorio veneto che vive di turismo, una località ovviamente termale, dove il prefetto, con pieni poteri assegnatogli dal Ministero Alfano, senza consultare gli amministratori locali, sta programmando l'insediamento di un hub che potrebbe ospitare centinaia, se non migliaia, di profughi in una caserma dismessa che il sindaco, l'amministrazione precedente, intendeva acquisire con un accordo già siglato dal Demanio per uno sviluppo utile al territorio comunale e che il commissario prefettizio, che attualmente governa le sorti della comunità di Abano, in accordo col prefetto di Padova invece ha cancellato, intendendo realizzare in questa caserma dismessa questo hub. Ricordo che nel territorio vicino, e cioè a Cona e a Bagnoli, due piccoli altri comuni della provincia di Venezia e di Padova, ci sono degli hub che ospitano fino a 2.000 profughi. Ecco, quindi è evidente a tutti che di fronte a una politica scellerata non c'è limite al peggio da parte di prefetti e governo, del ministro Alfano, che non colgono almeno la necessità di non creare questi insediamenti così affollati e così uno vicino all'altro, tali da suscitare la rabbia della gente. Non è più una protesta, è proprio una vera rabbia. Ci sono state manifestazioni da parte di migliaia di cittadini in quei territori. C'è un ricorso contro l'agire del commissario prefettizio, c'è ormai una insofferenza che rischia di diventare esplosiva. Siccome noi non vogliamo che si arrivi a questa situazione, chiediamo un impegno formale, non parole generiche come quelle espresse ieri al Question Time da parte del ministro Alfano, che quell'hub ad Abano Terme non verrà realizzato, che si ridurrà la concentrazione di profughi nel territorio padovano dei comuni che ho citato e che ci sarà una maggiore intelligenza e attenzione da parte del Ministero degli Interni nell'affrontare questa vera e propria emergenza. Non ci siamo, non ci accontentiamo più delle parole generiche del ministro Alfano, vogliamo dei fatti concreti. Diciamo no all'hub di Abano Terme. Grazie Presidente. Grazie.